Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita e buon anno a tutti, un augurio per un 2023 strepitoso per tutti voi. Siamo finalmente giunti alla premiazione, alla cerimonia di premiazione degli Indie Awards. Voi avete votato, questa che andremo a vedere è la premiazione di quello che avete votato tutti voi. In realtà mi aspettavo qualche voto in più, ma va bene, è stata delineata una classifica per le varie categorie, l'andremo a vedere con le varie grafiche che compariranno lungo il video e in conclusione invece vi darò il mio parere, quindi che si discosterà completamente da quello che avete votato voi, vi darò anche il parere sui miei giochi preferiti. Io vi ringrazio ancora per questo bellissimo anno passato insieme, guardiamo già al nuovo anno, nuovi giochi, nuovi video, nuovi approfondimenti, insomma, e un augurio nuovamente a tutti voi di un buon anno. Ci rivediamo a fine video dopo la premiazione per i miei pareri personali. Godetevi la premiazione. Ed eccoci qui, ringrazio tutti i votanti, siete stati utilissimi e quelli che avete visto sono i premi assegnati direttamente da voi. Ora, questo video diventerà una sorta di consiglio per gli acquisti perché vi darò il mio parere. Io non ho votato Vampire Survivor, che ha vinto ben due premi quest'anno, perché per quanto innovativo sembra faccia un po' il verso quella grafica un po' stile Lupiro che ha spopolato un anno fa. È un ottimo intrattenimento, ma per me non risulta vincitore di nulla. Io sono un po' particolare. Il miglior indie che io eleggo, dal mio punto di vista, è Farthest Frontier, prima di tutto perché è stato aggiornato tantissimo ed è stato fornito della lingua italiana sin dall'inizio e vi dà, ed è uno dei pochi strategici che vi dà quella impressione di evoluzione dal terreno incolto, dalle sterpaglie alla città medievale vissuta. E questo l'ho apprezzato tantissimo ed è un gioco in continua evoluzione, quindi per me
il migliore indie di quest'anno del 2022 è Farthest Frontier. Mentre invece, per quanto riguarda il miglior live sim, io non faccio altro che citare il gioco che più mi ha preso e su cui ho passato più ore e su cui mi sono più divertito, che è Mombazoo. Assolutamente a mani basse, perché fa il verso a My Summer Car in modo particolare, perché prende un pochino in giro anche la società canadese e questo l'ho apprezzato tantissimo. Mi ha preso tanto, mi piace molto e spero lo aggiornino tanto. Mentre per quanto riguarda il titolo, la categoria del non me lo aspettavo, io eleggo a mani basse Strange Horticulture. È il gioco che lo vedi il titolo, dici chissà cos'è, lo provi e dici cavoli, questo è geniale, fatto veramente bene, ed è un titolo che io onestamente vi consiglio. Ma per finire, l'innovativo originale lo vince dal mio punto di vista, per quanto io sia abbastanza d'accordo con Terraformers, ma la rivelazione di quest'anno dal mio punto di vista, perché quello che ho avviato con meno fiducia di tutti e che più mi ha divertito, è Bang on Balls Chronicles, un gioco dove tu sei una biglia che poi diventa vichinga, insomma fa varie cose, la grafica è molto bella, gioco che mi ha divertito molto e che io onestamente vi consiglio. Questi sono i miei pareri, i miei vincitori personali, che ovviamente sono personali, i vincitori invece del pubblico li abbiamo visti prima. Ora attendo i vostri commenti qua sotto e vi rinnovo i miei auguri per un fantastico 2023. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!